Ciao ragazzi, sono Bicio 5, siamo qui su Universe Sandbox 2, quadrato, vabbè, lasciamo stare, al quadrato, Sandbox al quadrato. In pratica questo è una simulazione del nostro universo. Per adesso è un accesso anticipato, quindi le cose che potete fare non sono così vaste, però vi faccio vedere qualcosina che mi piace tantissimo. Prima di cosa vediamo che qui siamo nel nostro sistema solare, questo è il nostro sole, e qua come vedete c'è... Aspetta, troppo veloce stai andando, vai a 14... Do... No, fai un giorno al secondo, sennò qui usciamo matti, troppo forte, vai più pianino. Ok, 22 ore qualcosina al secondo. Come vedete, c'è Mercurio, c'è Venere, c'è la Terra, la nostra amata Terra, che noi stiamo distruggendo. Bello. Però, bello, ironico, per chi non lo capisse, quello che potete fare in questo gioco è simulare per ora. Per ora è un accesso anticipato, non so se ve lo riproporrò più avanti quando svilupperanno altre cose. Simulare quello che succederebbe nello spazio se due pianeti così sballassero da un giorno all'altro e cambiassero traiettoria. I pianeti difficilmente cambieranno traiettoria, così in un colpo, però noi lo possiamo fare. In questo momento siamo sul Sole, guardate qui che bello luminoso. Mi illumina la mente proprio. È luminosissimo. Cosa possiamo fare noi? Possiamo aggiungere un corpo celeste, possiamo aggiungere miliardi, una galassia, possiamo anche aggiungere un buco nero, possiamo aggiungere del rings. Ah, rings, vediamo un po'. E se aggiungessi queste, come si fa ad aggiungere? Add rings. Sì, al sole. No, però io lo sta. Dove le ha aggiunti? Troppo. Guarda dove le ha aggiunti. Scusa, cos'è qua? Forse sono questi qua. No, io lo voglio aggiungere qui fuori. Qui voglio il ring. Non me lo fa aggiungere. Add. No, non me lo vuole fare aggiungere. Vediamo così. No, perché non me li fa aggiungere? Oh, eccoli, eccoli, eccoli. Vedete qua il sole subito, anche se noi aggiungiamo, si vede pochissimo perché è troppo luminoso. Però noi aggiungendo queste cose qua, queste ring sarebbe particelle che vanno a ruotare velocementissimo, penso un po' come parlo, velocissimo intorno al sole. Perché comunque ricordatevi che c'è una forza, per calcolare la forza di attrazione, c'è cioè la forza famosissima di Keplero, penso che sia, quella che era con le masse, il quadrato della distanza, doveva essere quello di Kepler, adesso non me lo ricordo bene bene, però come vedete qui si sta cambiando perché voi lo mettete, peraltro si vede luminosissimo, voi li mettete e poi loro ovviamente devono cercare di trovare l'equilibrio, più o meno equilibrio, nessun pianeta è in equilibrio intorno a un'orbita, e niente, quindi vediamo questo, mettiamo queste qua di Saturno, come si fa a mettere? Io è la prima volta che ci gioco, ok così, però ci sono troppe cose, facciamo un'altra bella cosina, togliamo queste cose. Gentilmente, mi puoi togliere? No, non me le fa togliere. Va bene, non fa niente. Simula, simula. Anche la forza di gravità posso simulare. Perché? Ah no, gravità 1. Ok, giusto, ci sta. Perché se voi cambiate la gravità, secondo me il pianeta, tutti i pianeti collidono sul Sole. Vediamo un po' se mettiamo un paio. Posso cambiare con la rotellina per essere più preciso? Oh, io metto due. Vedete qua che succede? Un casino assurdo. Non ci sono più i cosci, ok, l'abbiamo tolti. Però guardate Mercurio, con la forza di gravità è maggiormente attratto. Perché mi ricordavo che nella forza di Keplero, nella formula di Keplero, doveva essere di Keplero, adesso non me lo ricordo. C'era una formula che ti permettesse anche di calcolare la forza di gravità, che di solito noi calcoliamo sulla Terra. Però guardate qui, loro vanno abbastanza veloci. Guarda, guarda. Scontro. Guardate qui come cambierebbe tutto se la forza di gravità mutasse. Guardate qui che mutazione che si ha. Tutti i pianeti si troverebbero a girare intorno al Sole, più vicini al Sole, perché sarebbero attratti dal Sole comunque più forte. Anche la Terra si troverebbe. Sì, qua peraltro ha fatto una. Si vede che aveva una velocità così elevata che adesso sta andando per la tangente, sta partendo, ha preso una velocità di fuga e sta fuggendo dall'orbita solare. Secondo me però rientra, eh. Vediamo se mettiamo. Vediamo quello che succede in. Facciamo 5 giorni all'ora. No, 5. Qua metti giorni però. 5 giorni al secondo. Vediamo quello che succederebbe. Fammi vedere qua come devo cambiare. Fai 5 giorni. Guarda che se ne va. La Terra se ne sta andando, eh. Saremmo tutti morti in quel caso. Peraltro ci sarebbe un rimescolamento completo. Questa cos'è? Questo è Marte che sta partendo. Non capisco dove sta andando Marte. Marte, siamo qui noi. Guarda. E saremmo anche a rischio di fare incidenti, perché comunque se tutte le traiettorie si intersecano, guarda che casino che succederebbe. Meno male che le cose non cambiano così in fretta, e meno male che non sono io a far cambiare. E se noi mettiamo più forte, andiamo a 10 giorni al secondo. Guarda qui come gira. Guarda
Allora, questo qui ha preso, allora, Mercurio ha preso quest'orbita, che però è pericolosissima perché viene intersecata da un sacco di orbite. È un attimo che due pianeti si scontrano lì e saremmo tutti morti, guarda. Peraltro la Terra si interseca con Venere, secondo me si potrebbe arrivare alla collisione. Però facciamo un'altra cosa, facciamo nuova. No, empty, ho sbagliato, si può anche aprire, apriamo quella nostra però. Sistema solare, ok, così siamo di nuovo qui. E se noi sul Sole lanciassimo tipo Giove, che dovrebbe essere il pianeta più grande. Allora, intanto 14 giorni al secondo sono troppi. Fermati un po', fai un giorno al secondo. No, 13, ho fatto 10, no, ho fatto uno, ok, ci sta. No, invece non ho fatto uno, fai uno. Un giorno al secondo, ok. Quando sentite bam, è perché picchio sull'invio. Un giorno al secondo, così calmi calmi. Facciamo aggiungi. Peraltro, tu puoi aggiungere e lanciare con una velocità di 10 km al secondo, sono tantissimi. Lanciamo Giove, se lo becchiamo sempre Giove. Cos'è questo? Comuni, stars, pianeti. Fammi trovare Mercurio, Marte. Marte no, voglio Giove, voglio. Possibile che non c'è Giove? Si può cercare anche. Ma Giove come cazzo lo cerco io? Giove è scritto con la J? No, Jupiter è scritto con la J. Però è strano che non riesco a beccarlo, eh? Keplero, 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 Nettuno, Uranio. Peraltro Uranus in inglese vuol dire il tuo ano. Vabbè, lasciamo stare. Saturno, che sia Jupiter, per forza. Giove, Jupiter, ok. Lanciamolo. Come si fa a lanciare? Sapete che non lo so lanciare? Lancialo contro il sole, ok. Fermo. Fermo qui. Fai. Aspetta! Sto sbarellando tutto. No, porca miseria, l'abbiamo perso. Ce lo siamo perso, Gliene lanciamo un altro, gliene lanciamo. Però aspetta, vai più piano. Fai un'ora al secondo, ok. Stai calmo, stai. Qua secondo me si modifica un po' il sole, perché secondo me si sta spostando. Si sta spostando il sole. Quindi, se ci fosse. Glieli sto lanciando con i tastini. Ah, perché Giupiter è il 7. Allora, lanciamolo di qua, lanciamoglielo. Fermiamo il sole. Vai, lanciamolo. Guarda che casino, è piccolissimo, eh. Lo stiamo bombardando il sole. Allora, ora è troppo forte. Fai minuti. Fai 10 minuti al secondo. Aspetta, Fai 10 minuti al secondo. Stai calmo, voglio vederlo. In pratica, con i tastini 1, 2, 3, 4, 5, stavo lanciando sti cosi. Manco lo sapevo, guarda. Guarda come va. No, aspetta. Perché non me li lancia più? Guarda che lo posso bombardare. Bombardiamo il sole, bombardiamo. Meno male che non posso fare queste cose nella realtà. Io voglio lanciargli Marte, però. Marte, fermati un po'. Io ti metto qui e lancialo. Eccolo. No, l'ho perso. No, eccolo lì. Era lì, dove cazzo? Ma perché non so lanciare i pianeti? Ok, come li lancio spariscono. Ok, questo è perché arriva subito, secondo me. No, è qui, ok, perfetto. Non aggiungere niente. Gustiamocelo, però fammi mettere. Perché è piccolissimo poi. Mettimi qui sopra. Dov'è? Perché lo perdo subito. Marte, quelli là devono ancora arrivare. Marte, eccolo. Fammi mettere qua, guarda che casino. Ok, così ce lo possiamo gustare. Andiamo a. Facciamo un po' di più, facciamo 30 minuti al secondo. Vai più forte. Ah, perché lui si scioglie prima. Guarda, si sta sciogliendo prima di arrivare. Perché in pratica col calore scioglie le particelle. Non va bene. Lo devo mettere più vicino. Peraltro, cos'è questo coso? Sto triangolo qui che mi ha creato. È troppo piccolino. Mi serve più grande. Mi serve più grande. Mi serve un qualcosa di più grande. Intanto voglio vedere cosa succede se esplode. Fai 800 minuti al secondo. Boom. Ok, non succede niente. No, succede invece. Metti due. Perché guarda lì, guarda che casino che sta succedendo. Spostando tutto, succede che si sminchia tutto quanto. Si sminchia, oh. Vai più piano, gentilmente. Guarda quante esplosioni ci sono sul sole. Ma se io gli mando un sole contro sole, questa potrebbe essere una buona idea. Cerchiamo il sole. Il sole è una stella. Dovrebbe essere una stella. Scriviamo Sun. Vediamo se lo becco. No, non c'è. Perché non c'è? Ma perché mi trovi queste cose qua che non ho capito che sono nemmeno? Trovami il sole. Dov'è il sole? Che minchia, quando non vedo le cose. Forse qui. Luna. Queste sono le lune però. Il sole non è una luna. Il sole è il sole. Lune minore. Cioè, a Pluto. Pluto una volta era pianeta. Pensate un po'. Adesso è stato ridotto. Poverino Pluto. Oggetti. Oggetti. Gli lancio una palla da bowling.
No, aspetta, dove cazzo l'ho lanciata? L'ho persa, è piccolissima. Ah, no, forse la lancio così grossa. Fammi capire, quanto è grossa sta palla? 170 grammi, neanche la vedo. Neanche si vedono. No, mi serve qualcosa di più grande. Non posso modificarle, anche la zucca. Probe, cos'è sto probe? Ok, dove cazzo l'ho lanciato? Qua, lo vuoi lanciare? Non so come si lanciano le cose, forse così? Vai, lancia! No, forse perché sono troppo piccoli, non li riesco a vedere. Dammi, allora, lanciamo il sistema solare. No, dove cazzo sono i... Ok, lanciamo una questa, Sagittarius. Cosa ho combinato? Cosa ho combinato? Cos'è successo? Un buco nero sta risucchiando tutto, sta risucchiando. E sta andando anche piano, eh. Là ci sono tutte le palline. Sto andando a 20 minuti al secondo, non sto andando neanche forte, eh. Ok, riducilo così. Guarda, guarda che casino che fa il buco nero. Che poi il buco nero, com'è rappresentato qui il buco nero? Mi sono sempre piaciuti i buchi neri, che non si capisce che cos'è un buco nero. Cioè, un buco nero è una cosa particolarissima da capire. Sta risucchiando tutto, anche la Terra. La Terra sta andando a morire, eh. Dopo che... Guarda che casino che fa il buco nero. I buchi neri sono belli. Sono belli i buchi neri, cioè son brutti però. Cioè, moriremmo tutti. Prendiamo di nuovo il sistema solare. Ok, ricaricamelo. Bello, che posso ricaricarlo così. Power cos'è? Explode. Ah, facciamo esplodere il sole. Fammi capire, come si fa a esplodere? Esplode. Esplodi. Boom. Ok, così piccolissimo. Guarda i pianeti come se ne vanno. Oh. Non c'è più il sole, se ne stanno andando, non c'hanno più quell'attrazione. E loro se ne vanno. In pratica è come se gli mancasse quella forza che li teneva lì. Se loro girano in quel modo perché c'è una forza che li attrae. Quella forza non c'è più. Ciao belli, ciao. Ci vediamo nella prossima vita. Ricaricamelo. Ricaricamelo. Meno male che si carica veloce. Dov'è qui la Terra, signora Terra? Facciamo esplodere la Terra. Però aspetta che me la devo gustare. Non è che me la fai esplodere così velocemente, non capisco niente io. Ok, così. Facciamola ruotare più piano, che so, sti 200 secondi. 20 minuti al secondo, così. Ah, guarda com'è bella la Terra. Con le luci anche, figa. Figa la Terra. La Terra comunque è la più bella del mondo. Non c'è un'altra Terra così bella. Ok, ancora dobbiamo scoprirla, però magari ci sarà. Esplodi. Ciao. Mica così me la fai esplodere, non me la fai neanche... Guarda che casino, che poi il nucleo resta. Ma che è rimasto? Niente mi è rimasto. Oh, è scoppiato tutto, è scoppiato. Morte miliardi di persone in un colpo. No, è così me lo fai gustare. Scusa, vuoi mettere che me lo devi far gustare un attimo? Dov'è la Terra? Signora Terra, venga qui. No, non abbia panico, non si prenda. Allora, mettiamola proprio a velocità bassissima. 1 minuto al secondo. Ok, così neanche si muove. Guardate che bella, lì c'è l'Italia. 1 minuto al secondo è troppo, però. Dobbiamo fare 1 secondo al secondo. Sì. Se no, non mi perdo proprio la parte più bella, mi perdo. 1 secondo a secondo. Ok, proprio lentissima. La vita così come nella realtà. Guarda com'è bello fermo. Ok, power. Esplodi. Però esplodi con calma, eh. Velocità auto. Sì, auto velocità. Esplodi. Ma così esplode troppo forte. Che cazzo è esploso da solo? Cioè, in pratica è diventata più piccola. Non è così il... È esplosa? Ma ancora deve esplodere. No, mi sembra che sia esplosa. Quello che rimane della Terra, fuoco. Però non penso che questo qui rimanga così. No, non ci siamo, non ci siamo. No. Falla esplodere tutta, sta puttana. Ok, le esplosioni non mi sono più... Allora, ricarichiamolo. È bellissimo, però andiamo a provare sempre sulla Terra. Basta correre in questo modo. Guarda come corrono loro. Secondo, guarda come... Mi girerebbe la testa in un modo incredibile, mi girerebbe. Ok, vediamo gli altri poteri che abbiamo. Potere Pulse Firework, sì. Però non me lo fa. Fermo, fermo, stiamo andando troppo veloce. Aspetta un attimo. Fai minuti, secondi a secondi, ok. E fai 1 secondo a secondo. Che figata, mettiamone ancora. Ma vai più veloce magari, facciamo minuti a secondo. Facciamo 1 minuto a secondo, vediamo se si vede più bellino. Che cos'è sti cosi? Ma fireworks cosa? Cioè tipo... Gli alieni ci lanciano... Non ho capito. Gli alieni mi lanciano forse...
Signore alieni, cos'è questo colore? Gli alieni ci lanciano le bombettine lì. Non l'ho capito. Vabbè, Firefox l'ho capito. Launch, lancia. Ok, ti lancio il sole. Ah, l'ho trovato il sole. Figurati. Questo cos'è? Launch. Il sole, la terra. E io voglio però la luna. Lanciamogli la luna. Ok, mettiamola dove? Mettiamola qui. Me la voglio godere. L'ho messa? No che non l'ho messa. La luna. A questa distanza. Guarda qui. Seguiamo, chiudiamo questo coso. Signora luna, venga qui, venga. Le devo dire... Lo vogliamo chiudere questo coso o non lo vogliamo chiudere? Ok. La luna. Però mi sa che non gliel'abbiamo lanciata proprio, eh. Mi sa che non va a esplodere. Scusi. Qui non stiamo andando ad ammazzare la terra, eh. Andiamo un po' più forte. Facciamo un'ora al secondo. Scusi, io voglio andare a uccidere le persone. Là esplode tutto. Ok, teniamoci che dobbiamo... Quanto prima... Fermo. Un minuto al secondo. Si sta avvicinando pericolosamente. La luna, la nostra cara luna. Mamma che casino. Mi sto godendo come un pazzo. Fammi vedere. Guarda che bella la luna poi. Peraltro la faccia è questa qui, quella esposta. Dovrebbe essere al contrario. Noi vediamo una faccia sola della luna. Non so quanti di voi lo sanno, ma è così. Bella. Bella però. Andiamo un po' più velocemente. Ok. Avvicinati. Avvicinati, so che mi farai godere. So che mi farai godere. Ok, mo c'ho tutte quelle cose là. Vai più piano. Facciamo minuti al secondo. Un po' più veloce. Me la voglio gustare proprio. Me la voglio gustare questa esplosione. È una cosa che sempre hanno teorizzato. Sì, la luna. Ok, piano. Piano. Ok, così. Quanti minuti siamo? Andiamo un minuto al secondo qui magari. Facciamo 5. No, 5 è troppo. 5 è troppo. Fai uno. Un minuto al secondo. Guarda qui. La luna si sta avvicinando minacciosa con la sua faccia nera, peraltro. Cioè, non la vedremo neanche arrivare. No, la vedremo arrivare. Non scherziamo. Guarda. Manca pochissimo, manca. Non scherziamo, eh. Intanto guardiamo che... Secondo me si sta modificando anche tutto. Però, non lo so. Vediamo questa esplosione. Non ce la perdiamo, non ce la perdiamo. I fuochi di artificio per l'arrivo della luna. Mica, che bello però. Che bello. Vai, colpisci proprio lì nell'oceano. Vediamo se fa tipo delle onde per i surfer. Io ci penso ai surfer. Quelli che fanno surf sono nel mio cuore. Io lo faccio per loro. E questo è per voi, surfer. Ok, detto una cazzata. Perché comunque moriremo tutti. Vai. Vai così. Un minuto al secondo. Vediamo quello che succede. Si avvicina alla luna. Vai, colpisci. Però che lentezza. Voglio morire veloce, voglio morire io. No, con sta velocità, scusa. Mi devi proprio colpire e devo morire. Vai così, vai così. Fai un'ondina, fai l'ondina, fai l'ondina. Ah, fa male, fa... guarda che figata. Ok, questo potrebbe... Questo sarebbe un problema, eh. Fermo qui, questo sarebbe... Guarda, questo sarebbe un vero problema. Secondo me qua brucia tutto, brucia. Guarda qui che casino che ho fatto. Ok, il mare si... che poi tutti i frammenti cadono sulla terra, su cazzi. Qua è tutto rosso, non resterebbe niente, non resterebbe. Qua è tutto bruciato. Acqua non ce n'è più qui sopra, è tutto fuoco. Questo è un vero problema, eh. Peraltro tutti questi frammentini qua ci farebbero del male assurdo. Altro che Fallout 4. Questo è un problema. Un altro, ci ha colpito. Qua quando... Diventa tutta rossa, diventa, perché poi cadono come gli pare. Guarda qui, qui sta bruciando tutto, sta bruciando. Temperature altissime. Quant'è la temperatura adesso? C'è scritto qua. Anni... Temperatura superficiale 4727 gradi. Una cosa assurda, nessuno... Morti tutti. Fammi vedere, si è modificata la traiettoria della Terra? No, è sempre lì, eh. Dai, poverina. Pensavo peggio, pensavo. Che se ne fosse andata per sempre. Ok, vai così, vediamo se gira, mo. La Terra mo è cambiata. Temperatura superficiale 475... Micchia. Anche Mercurio, secondo me, ha cambiato traiettoria, eh. Non lo so. Possiamo andare un po' più velocino, magari. Facciamo ore. Facciamo 100, vediamo se stiamo ancora... Ho fatto 10. Te pareva che non facevo 10? Mettiamo 100. Voglio vedere se restiamo ancora qui intorno al Sole a girare. Scusi, ma facciamo giorni, allora. Facciamo 10 giorni al secondo. Ok, gireremo ancora lì, eh. Con tutti questi frammenti che ci seguono. Pericolosissimi, peraltro.
Andiamo coi giorni. Ok. A quanto siamo saliti? Andiamo a due mesi al secondo. Guarda qui come andiamo veloci. No, però non è vero che siamo a due mesi al secondo. Vai più forte. Ok, lo cambio io, va. Facciamo un anno al secondo. Vediamo se va. Vediamo se accelera adesso. Acceleri o non acceleri? Scusi. Uno. Via. Non accelera. Non riesce ad accelerare più di un anno al secondo. Guarda. Io premo uno. E poi lo lascio qui. No, non va. La Terra sarebbe completamente spacciata. Perché secondo me ha spostato anche altri pianeti. Ho spostato. Vorrei capire perché non mi fa andare un mese al secondo e me lo fai fare. Andiamo, andiamo. Acceleri o non accelera? Non accelera. È il massimo, secondo me. Sto andando al massimo della possibilità, eh. Vorrei farli girare come dei pazzi, però. Guarda, va tutto a scatti, va adesso. L'ho incasinato. Ok, l'ho incasinato. Come sono bravo. Peraltro, poi ci sono. Climate Simulation. Ah, quello che potrebbe succedere. Guarda che figata. Tipo. Zone dal ghiaccio. Passiamo dalle zone ghiacciate. Si ghiaccierebbe tutto qui. Anche l'Italia è ghiacciata, fammi vedere. No, l'Italia è sempre. Guarda. Bologna sul mare in questo caso. Volevamo Bologna sul mare. In questo caso Bologna sarebbe sul mare. Se ci fosse tipo una zona di freddo assurdo. Quante simulazioni ci sono? New Horizon, Galaxy Collision. Bombardiamo la Luna. Vediamo un po' come si bombarda la Luna. Con cosa sta. Guarda che sta bombardando. Guarda che figata. Ok, la Luna però è spenta. È un pianeta morto. No, non la bombardare. Non gli fare male. Povera Luna. Povera Luna. Guarda lì, tutta rossa. Non ci sarebbe più la Luna. In pratica sarebbe gli unici pillar a non avere più la Luna. Ah, non c'è più niente. Solo lei c'è. Guarda quanto ce ne sono poi. Simulazione climatica. Guardiamo un'altra simulazione di freddo. Mamma mia, queste cose qua gli fanno finire troppo freddo. Andiamo più veloce, magari. Ok, l'Africa ghiacciata? Mai vista l'Africa ghiacciata? Cosa deve succedere per far ghiacciare l'Africa? E la miseria, guarda quanto ghiaccio! Scusi, siamo pazzi, siamo a fare queste simulazioni. Peraltro perché qui non si ghiaccia? Solo l'Australia rimane. L'Australia è sempre, si salva sempre quella fortunella. È fortunella! Però sapete che vi dico? Perché lei è fortunella, non è giusto. L'Australia... pianeta dei canguri, il paese dei canguri, anzi. Sì, così lo capisco niente. Fermati un po'. Fai un secondo a secondo, se no non capisco niente. Ok. Dov'è l'Australia? Australia dovrebbe essere da queste parti. Eccola. Ecco la nostra Australia. Colpiamo l'Australia con qualcosa, scusa. Non mi sembra giusto a me. Lanciamogli qualcosa. Che gli lanciamo? La Luna no, è troppo grande. Qualcosina di più piccolino. Che c'è qua? Pianeti no, che se gli lanciamo un pianeta se ne va. Kepler. Lanciamogli Kepler. Vai. Come si fa qui che non lo so fare? Forse già l'ho messo, no? Qui. Oh, eccolo lì. Dove cazzo va a piazzare? Scusi. Ah, Kepler è quello lì che abbiamo trovato. Ah, è quello nuovo Kepler. Quello che ci fa sognare che può essere la nuova Terra. Ok, ho detto una cazzata. Quindi niente Kepler. Mettiamoci Pluto. Pluto. Qui. Ok. Pluto ci potrebbe far male. Pluto, si avvicini. Così, con calma. Nessuno le corre dietro. Vada così, Pluto. Pluto. Ehi, Mimi. Vai, Pluto, vai. Guarda Pluto che lentezza. Cioè, non si può morire in questo modo. Io quando voglio morire con un colpo veloce. Guarda che lentezza, Pluto. Signor Pluto, lei non è che mi sta proprio emozionando. Guarda, lo vedi arrivare e dici. Oh! Sei ancora lì. Sei ancora qui. Sono ancora qui. Scusa, Pluto, dacci una mossa. Pluto, no, Pluto, basta. Pluto, hai sbagliato. Pluto, hanno fatto bene a declassarlo, Pluto. Così ti impari la prossima volta e non diventi così piccolino. Vai. Vai. Vai sull'Australia. I canguri scappano. I canguri imparano. Peraltro è l'Australia questa. Boh, penso di. Guarda che casino Pluto, guarda che casino che sta facendo. Guarda qui sopra. Guardate la temperatura come sale. Guardate la temperatura della superficie come sale. Sarebbe un casino, sarebbe proprio. Si brucierebbe tutto, si brucierebbe.
1000 gradi saremmo tutti morti, tutto deserto, tutto gente che brucia così, come respiri muori. Ok, però qua non tanto, scusa, qui? Anche qui? Anche qui, no, qui non mi sembra che sia tanto elevata, però se ci colpisce Pluto ci siamo tutti morti, lo dico io, lo dico. Come si fa a capire motion, clima, il clima cos'è? Albedo. Albedo non so neanche cos'è, l'alba forse. Va bene. Aggiungi il clima, non me lo fa aggiungere il clima. Ok, disabile, no, non disabilitarlo. Materiali. Ah, possiamo anche cambiare. Togliamo tutto acqua. Mettiamo un po' di terreno per far vivere le persone. Non ce la faccio più. Ok, così. La via di mezzo non c'è, no? No, perché mo sono saliti. Sì, perché di là c'è stata l'esplosione. Mettiamo più gas. Mettiamo più. Guarda che figata. Lo sto modificando io. Idrogeno. Stai calmo. Che cazzo sto facendo alla luna? Ok, no. Tutto idrogeno. Acqua al massimo. Ah, non puoi modificarlo, ok. Allora, tutto organico. Così, quando uno sbatte, ci sbatte proprio bellissimo. Azione. Azione nessuna. Va bene. Comunque, vi ho fatto vedere questo gioco. Lo rivedremo quando poi usciranno aggiornamenti. Per il momento si possono fare solo collisioni nel mondo con gli altri mod. Bellissimo. Io mi diverto a fare queste cose, a far morire le persone. Ok. Lasciamo stare. Calmi, calmi. Lo sapete che vi dovete prendere un calmante. Noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao!